ragazzi, allora noi ci siamo. Oggi vi farò vedere come anche gli attori si allenano. Dico bene, Claudio? Certo, sì, gli attori di nuova generazione. Gli attori di ultima generazione. E perché voi attori siete sempre guardati con quell'aria? Sì, ma è tutto facile sul palco. E che ci vuole? Baciateli qua. Tutto di là, ragazze che girano intorno, invece dietro le quinte, secondo me. Io ho fatto l'ultimo spettacolo che è stato sia la scacchia, c'ho una cassia. Sì. Un mese di repliche. E un giornalista scrisse, le varie recensioni scrisse lo scattante Claudio Carrucco. Oh, e io posso confermare il guerriero, io aggiungerei il guerriero. Ragazzi, una parentesi, scusami, qua volevo dirvi che mi ha girato un bel video con il suo ultimo lavoro in un teatro stupendo, veramente io l'ho guardato ed è bellissimo. Poi vi lascerò giù il link per andarlo a guardare in ogni caso. Ok? Quindi, caro Claudio, che ne pensi? Ci alleniamo adesso? Sì? Tu da dove sei? Se non mi sbaglio sei qui a Roma, giusto? La conosco benissimo quella zona, Claudio, la conosco molto bene. Ok ragazzi, quindi il coach è Claudio, quindi proveremo a fare oggi un bel tabata di 20 minuti, non sarà facilissimo, fatto su 8 esercizi, quindi 20 secondi di esercizi e 10 sono di recupero, questo è il metodo tabata, ne ho parlato in più video di questo metodo. Dopodiché, ogni 8 esercizi abbiamo questo minuto di recupero. Quindi, ovviamente tutto questo non si inizia se prima non si fa un buon riscaldamento. Quindi, Claudio, partiamo con il riscaldamento e let's start. Via! Andiamo via, facciamo almeno una base, ragazzi. Ok, quindi per il riscaldamento ampie con le braccia. Facciamo almeno una decina di ripetizioni. Lo facciamo al contrario. Belle ampie, non cortine che non servono, ampie. Ok, adesso ne facciamo una decina, così belle lunghe, non corte, sempre lunghe, ampi, movimenti ampi. Ok, magari se mi tolgo gli occhiali è meglio. Ok, perfetto. E adesso giriamo, facciamo 10 circonduzioni da un lato. Sempre belle ampie, movimenti ampi e 10 dall'altra parte. Vediamo. Tu ci sei, Claudio? Sì? Assolutamente sì. Perfetto. Adesso facciamo una bella torsione, guardando sempre avanti, cercando di fare una bella torsione con il tronco. Ok, e adesso su e giù, quindi con le gambe flesse, tocca giù e vieni su, via, giù e su, giù con le braccia, andiamo, sì, perfetto, cerca di mantenere sempre la schiena piatta, non arrotondare, guarda avanti, ok, lo facciamo pure laterale, quindi andiamo sui lati dei piedi e via, sui lati, giù. Questi lati che è figo, eh? Sì. Via. Questi lati la schiena uguale, rimane dritta, no? Sempre schiena piatta, cerchiamo solo di riscaldare bene anche il tronco. Ok, adesso scendiamo verso il basso e riscaldiamo le anche. Quindi facciamo circonduzioni, la gamba sotto dalla flessa, così si utilizza il muscolo per stabilizzare. Delle belle circonduzioni. La stessa gamba ma al contrario. Ok, dall'altra parte. E sì, ti facevo quando giocavo a calcio in squadra da piccolo. Sì, questi sono la base, ragazzi, mi raccomando, sono riscaldamenti articolari, ma adesso facciamo anche quello muscolare, ok? Sono due cose distinte, mi raccomando.
Comunque il riscaldamento è una fase importantissima. Direi. Ok, adesso riscaldiamo le caviglie. Questo scommetto che tu non lo fai mai, ne sono convinto di questo. Magari qualcuno che ci ascolta, non sono sicuro, Claudio. Anche dall'altra parte, sia in un verso che dall'altro. Io lo faccio perché ci ho sensibile alle articolazioni. Assolutamente. Sono, questi qua sono quei punti che con facilità si prendono degli infortuni, quindi riscaldate bene queste zone. Riscaldiamo anche i polsi. Via Claudio, dei bei giri con i polsi. Sì, riscaldate tutto ragazzi. Dall'altra parte, sia in un senso che dall'altro. Ok, perfetto. E adesso proviamo ad attivare bene anche i muscoli. Come si fa? Semplice. Handstand push up, quindi verticale in basso, giù, gambe ferme, a terra e giù, poggia il petto e su, il petto si poggia completamente, eh? Via, petto a terra, Claudia, giù, benissimo, andiamo, e su e torniamo, con le gambe ferme, così in questo caso attiviamo sia i muscoli che le articolazioni, ok, giù, bene, via, ancora una, ok, perfetto, vieni su Claudio, ok, benissimo, e adesso facciamo qualche hand release push up per andare a riscaldare ulteriormente braccia, petto e spalle, ok, quindi vai giù a terra, si alzano le mani, e si spinge, giù e via, forza Claudio, sì, alza le mani e spingi, ok, perfetto, benissimo, ci siamo, ok, perfetto, ragazzi, ora facciamo partire il timer, 20 minuti, rimanete con noi ed allenatevi, non sarà facile. 8 esercizi, alla fine degli 8 esercizi recuperiamo un minuto e proviamo a sviluppare un po' di sensazioni di questo allenamento. Ready Claudio? Pronto, vai! Ok! Ok, dai via, aiutala, aiutala, ok, piccolo aiuto, non oscillare troppo, forza, chiudi forte l'addome, dai. Ragazzi, ragazzi, prima di iniziare, mi raccomando, se vuoi altri video come questi, me lo scrivi giù nei commenti, se proprio vuoi esagerare, lascia un mi piace, oppure iscriviti al canale, quindi pronto ad allenarti, let's go. Attenzione, 6, 5, 4, 3, partiamo con lo scuolo, via, andiamo! Ovviamente in questi 20 secondi cerchiamo di fare più squat possibili, non curvare mai la schiena, petto fuori. Spingi le ginocchia verso l'esterno, sempre, non chiudere mai. 2, 1, ok, rest. Io ho chiamato il mio camera. Bene, secondo push up, pronto? Via, andiamo! Forza ragazzi! Mi raccomando alla schiena, non inarcare mai, chiudi sempre! Forza! 2, 1, rest! Prepariamoci per gli addominali, crunch! E andiamo con i crunch. Via, andiamo. Se vuoi puoi usare anche le gambe, altrimenti rimani fermo. Guarda sempre in alto. E recupero. Pronto per il jump lunge.
Forza! Ovviamente qua! Forza Claudio! La schiena dritta, no? Sì, petto fuori, come sempre chiuso! Sempre attivo! Ok! Mountain climb! Pronto? Via! Mi raccomando, non curvare mai la schiena! Forza! Ok! Ci prepariamo per il plank! Come stai, Claudio? Forza! Andiamo! Sempre non inarcare mai la schiena, chiudi forte! Attiva, strizza bene i glutei! Forza, forza! Abbassa un pochino, Claudio! Ok! E adesso arriva quello micidiale, il burpees! Ancora addome, yeah. Veloce, veloce, andiamo, dai, forza Claudio, sì, spingi bene con i piedi, allunga, sì. Grande tu, Claudio, come sta andando? Allora, sta andando che ovviamente con questa storia della quarantena. Il fiato, il fiato! Fatti l'attività cardio. Cercate di allenare il muscolo, che è il cuore, ovviamente, che è l'unico, forse tra i muscoli più importanti, ma che non si vede, eppure si tende ad allenare sempre poco. Quindi mi raccomando, allenalo sempre. Magari poi di questo ne parleremo magari in un altro video. Mi vedo tutto? Sto parlando con il mio camera di fiducia. Grande! Te vengo tutto perché stiamo. Beato te questo camera di fiducia. 10 secondi e ripartiamo. Vai. Quando fai gli squat? Adesso il gioco si fa duro. Sì. Forza, altri 4 ne abbiamo. Via, andiamo. Rapido, Claudio. Via, sempre ginocchia verso l'esterno, ragazzi, petto fuori, chiudi forte l'addome e respira. Non perdere mai la schiena, sempre fuori. Ok, prepariamoci per il push up. Dai, vieni giù a terra. Via. Forza Claudio! Spingi, spingi, spingi! Ok! Crunch! Forza ragazzi, non mollate, continuate sempre! Occhio a tempo! Tira su i piedi appoggiati, eh! Va bene! Guarda sempre in alto, Claudio, con la testa, non curvare mai la testa, il collo. Perfetto, via in piedi, jump lunge, ancora gambe. Via. Thank you.
insieme. Giù, 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 giù. Andiamo. Via, 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 via. Tira bene, ben perfetto, tira. Senza muovere troppo la schiena, ragazzi, sempre chiusi, forte gli addominali, stretto. Prepariamoci per il plank. Addome. Ok, via, chiudi. Bene, Claudio. Abbassa leggermente il bacino. Così. Strizza forte i glutei. Così. Bravissimo. Forza. Ok, Bartis, forza, dai, in piedi, let's go, andiamo, dai Claudio, Claudio, tomola, 10 secondi, tieni, ok, c'è un altro minuto, abbiamo altri 3 giri, caro Claudio, questo è il secondo, adesso dobbiamo fare altri 3, durissimo. Dovete sapere, per quanto riguarda specialmente il plank, ragazzi, nel plank evitate di curvare la schiena, non curvate mai la schiena, sempre chiudi forte, si chiama retroversione, antero-retroversione, l'antero-retroversione sono importanti per moltissimi esercizi, quindi imparate ad educarla. Se avete qualche domanda in merito, mi scrivete sotto. 10 secondi e si riparte. Pronti? Squat, squat. Sempre addome chiuso forte. Respira. Forza Claudio. Ginocchia sempre che spingono verso l'esterno. Le punte dei piedi leggermente verso l'esterno. E non curvare mai. Benissimo, giù per i push up, forza, via, sempre addome chiuso forte, Claudio, dai, forza, 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 non mollare, 5 secondi, dai, crunch, crunch, giù a terra, andiamo, sì, yeah.
Giù! Vieni! Dai Claudio, chiudi! Più basso il bacino! Stessi i glutei, strizza! Dai! Chiudi forte! Ok! Basti! In piedi! Dai! Via! Non si molla, Claudio! Ma non eri tu quello che mi spaccavi a due? Forza! Hold on position! Via! Forza! Spingi bene con le gambe e allunga! Guarda in alto! Guarda bene in alto! Gambe più basse, Claudio! Ok! Come ti senti, Claudio? Allegante! E vai! Molto bella, bella questa è bella, grandemente molto, ragazzi. Sì, il terzo giro si comincia a far sentire, adesso ne abbiamo altri due. Mi raccomando, prima abbiamo visto il plank, lo squat fondamentale, non perdere la curva lombare, non la perdere, quindi mantieni il petto fuori, addome contratto, spingi fuori e apri le ginocchia, giù, c'è un mio tutorial specifico proprio per i movimenti principali, quindi vai a dargli un'occhiata, lo trovi nelle descrizioni. 10 secondi e ripartiamo. Ready Claudio? Via, quarto giro partito, penultimo. Via, forza. Tira le gambe, via, giù per i push-up, via, ti bloccato, Claudio, chiudi bene l'addome, Claudio, bene. Ok, crunch. Dai, vieni qua. Jump punch. Dai. Sono duri, vai mountain climber, forza, andiamo, chiudi forte, bene così, c'è Claudio, vai. Bene, prank, giù, andiamo, chiudi forte, bene, così,
Barbies, dai, non si molla, andiamo, forza, forza, non arrendersi, mai, vai, giù, hold on position, andiamo. Forza ragazzi, forza, forza! Penultimo. Tostissimo. Sì, sì. Oggi è veramente tosto. Ragazzi. Mi guardo nella mia camera così ve lo dire. Ok. Forse si era bloccato la registrazione della camera. La mia sì, quello del mio. Bene, non so il motivo. Non lo so, si sta bloccando ogni tanto. Sì. Ok ragazzi, dai, ci siamo, 10 secondi. Ultimo giro, non si molla. Non si molla, forza Claudio. Ultimo, al massimo. Via. Giù. Forza, 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 forza! Fino alla fine, fino alla fine! Push up, push up! Via! Jump lunge. No, che mi crunchi, giusto? Perdonami. Giù, perdona Claudio. Perdonate, ragazzi. Su, su, i piedi! Via! Andiamo! Mi raccomando, sempre i talloni poggiati a terra! Non andare sulla punta! Pronti per i burpees? Me l'hai dimenticato. Dai, mai dimenticarsi i burpees. Via. Questo è un mezzo posto. Forza. Forza.
ragazzi, spero che avete portato a termine questo allenamento insieme a me e a Claudio. Ora puoi dire, Claudio, gli attori sono allenati. Gli attori sono mediamente allenati. Grande. Io sono molto allenato. Sì. Attore, anche se adesso fiano, però... Ci sta. Mediamente allenato, bene. Ragazzi, come potete vedere, allenarsi quando si vuole è sempre facile. Le scuse stanno a zero, dico bene, Claudio? Assolutamente, io guarda, anch'io come tutti sono alti e bassi in questa quarantena. Chiaro. È difficile gestire, però un po' di volontà. Io mi sono allenato sto mattino, cose che non si dovrebbe fare. Però ieri ho mangiato tantissimo, tutto il giorno, quindi il cibo di scorta ce l'avrei. Ho preso un castello e mi sono allenato, è durissima, però bruci un po' di più. Ed è così, ed è così. Ok ragazzi, ho messo la volontà, capito? Ovviamente proviamo a fare un po' di allungamento, Claudio, via, mentre parliamo, così educhiamo bene i miei allievi. Mai dimenticare le basi. E quindi, Claudio, la situazione non è facilissima, no? Non è facile per niente. No, capisco che da soli in casa, però con l'aiuto tuo, per esempio in questo caso, uno trova più stimolo, no? A fare. Sì, è vero. Con una persona che hai davanti, che, con la quale puoi virtualmente interagire. Ed è proprio così, amico mio. È proprio questo, ragazzi. Mentre noi facciamo abbassare la frequenza, ci allunghiamo un po', dalla schiena fuori, spingi verso l'esterno. Grande Claudio, mi sembra che è andata bene, dai. Sì. Il nostro allenamento oggi l'abbiamo fatto. Un po' in fiacco. Va bene, dai. Ma questo allenamento, quante calorie più o meno? Su quante calorie? Beh, questa è una bella domanda, ma qui... Se parliamo di calorie, bisogna parlare di calorie, di grassi, ma principalmente in un lavoro del genere su 20 minuti, poi ovviamente l'intensità cambia, tutto questo, Claudio. L'intensità cambia, quante calorie si possono bruciare o meno. Quando è intenso così, bruci, per esempio, non so se sì. Bruci di più una seduta di sala di un'ora? Guarda! Questo a livello di calorie molto probabilmente dipende, ecco, anche lì il lavoro in sala, però a livello calorico un'oretta fatta in sala bene, 20 minuti fatta in sala così, a livello di calorie si può equipare, ma quello che è importante è proprio la modalità dell'allenamento diverso. Qui non si stimolano solo le calorie, si stimolano anche il principio dei grassi, quindi si va a bruciare anche il metabolismo dei grassi, si accelera la frequenza, si lavora sul muscolo cardiaco, quello che si parlava all'inizio, quindi i concetti sono tanti, Claudio, da valutare. Proprio questo è il punto, quindi specialmente nel Tabata, che è uno dei metodi basati sulla HIIT, High Intense Interval Training. Come l'AMRAP mi piace molto. Sì, sì, sono appunto, questi sono metodi protocollati, quindi si applicano veramente a tantissimi, su tantissimi campi, non a caso tantissimi atleti ne parlano e ne applicano. Io sono stato un ex atleta all'inizio da piccolo. Sì. Ho fatto anche 8 anni di danza, eccetera. Però a pallanuoto, ho fatto un po' di tutto, basket, pallavolo, vabbè. Comunque ho notato che, correggimi se sbaglio, i diversi allenamenti per il fisico sono i migliori, cioè alternare una settimana. Due allenamenti tipo questi, più dinamici, e due solo isolati, cercando di isolare e di lavorare. Ho capito, dove vuoi andare a parlare, Claudio. Sì, sì, certo, diversificare gli allenamenti è sempre un vantaggio, sempre, non è mai uno svantaggio. Quindi è normale che cambiare, il cambiamento, non a caso... Oggi tutti i migliori atleti provano tutte le discipline, o comunque ovviamente gli atleti agonisti hanno dei programmi ben precisi, ma non per questo non si mettono in gioco. E infatti gli atleti non a caso sono quei soggetti che tu guardi e dici cavolo, ma questo è capace di fare di tutto,
proprio perché ha tutti gli aspetti del fitness messi a posto, chiaro, no? Tra l'altro, una cosa che sto facendo poco di più di come facevo è yoga e pilates. Ecco, anche questo sono buone, sì, anche queste sono belle discipline. Comunque ragazzi, se no ci dilunghiamo troppo, io Claudio ti saluto, aspetta un attimo che vediamo se per caso sta, sì, ci sono, ancora sta registrando, bene, meglio così. Claudio, ti voglio salutare, grazie per questo allenamento, mi raccomando, spero che presto ci possiamo riabbracciare, perché lui è a Roma, ma dovete sapere che è qui in Crotone, quindi spesso quando viene da queste parti ci alleniamo insieme, quindi ti aspetto, speriamo il più presto possibile. E come dire Claudio, in bocca al lupo. Grande guerriero, grazie, buon fine settimana. Ciao Claudio, ciao. Ciao ragazzi. Vai Roberta. Tieni vicino l'elastico, chiudi la pancia, forte, forte l'addome. Dai, tira! E così si fa! Tira! Apri meglio le ginocchia così, vai. Bene, grande guerriera. Benissimo.